Ciao, come state? Bene, allora, questo è il solito post che facciamo dopo essere stati insieme in questa mattina per, insomma, raccontarci un po' quello di cui abbiamo parlato. E allora, abbiamo parlato di copertine di musica, tra l'altro voi mi avete richiesto anche delle copertine. Mi avete richiesto i Depeche Mode e li abbiamo anche passati all'interno della nostra mattinata, ma perché parliamo di copertine di arte e di musica? Perché proprio con questo album dei Beatles, ebbene, si è dato via a quella che era un po', diciamo così, il modo di porre l'arte all'interno della musica. Infatti, voluto da McCartney, questo album è stato, tra l'altro, l'anno successivo all'uscita, insignito di un premio come migliore copertina dell'album. E grazie ai Beatles, diciamo così, si sono abbandonate un po' quelle copertine quasi anche senza storia per iniziare l'era del collezionismo, iniziare un po' quello che è stato così la collaborazione tra pittori, fotografi e quant'altro proprio all'interno della musica. Quindi questa mattina abbiamo raccontato un po' questo. Certo che l'avvento del CD, del compact disc, dobbiamo dire, ha così abbandonato un po' tutto quello che era appunto quella che era anche un po' la bellezza di avere un vinile tra le mani e studiare tutto quello che era alla fine la storia e anche l'opera d'arte. Tra le opere d'arte ricordiamo Andy Warhol, che è stato colui che insomma anche all'interno della pop art non solo ha proprio dato il via a queste grandi collaborazioni. Questo è quello che ci siamo raccontati. Abbiamo poi parlato anche dell'orto, del fatto che insomma tra poco inizieremo a avere di nuovo frutta e verdura di stagione. Questa è una bella cosa. Abbiamo così raccontato un po' le nostre giornate e sicuramente ci siamo dati appuntamento a martedì prossimo per un'altra giornata dedicata come sempre alla musica. Vedremo insomma che cosa racconteremo la prossima settimana. Come sempre metterò insomma la nostra proposta. Intanto vi invito a seguirmi anche su Patreon, Non Solo Radio, Simona Non Solo Radio, e naturalmente mandare una mail a imhlib1@libero.it per le vostre segnalazioni o magari qualcosa di cui vorreste parlare all'interno del martedì mattina in cui ci ritroviamo a parlare di musica. Grazie, come sempre, naturalmente eravate tantissimi anche oggi, mi ha fatto molto piacere e come sempre, insomma, rinnovo l'appuntamento martedì prossimo e vi auguro veramente una buona giornata, ma soprattutto una buona settimana. Ciao!